Ciao Fabio, ciao Ezio, benvenuti. Ci troviamo qui per parlare un po' della tematica ambientale, un'emergenza che senza dubbio circoscrive una delle priorità del XX secolo, l'emergenza ambientale e anche l'emergenza climatica, un'emergenza che è deflagrata proprio nel corso degli ultimi anni, no? È diventata letteralmente prioritaria grazie anche al contributo di una giovane, Greta Thunberg, no? Quindi credo che questo nostro incontro possa essere occasione per riflettere un attimo sulla figura di questa giovane ragazza, attivista, impegnata, che ha creato poi un forte seguito, e riflettere anche su come sia possibile andare oltre una semplice contestazione giovanile. E, le mie considerazioni prenderebbero le mosse, e poi passerei la palla a voi per un vostro commento, proprio da una citazione che viene riportata dal Corriere della Sera in un articolo del 12 dicembre del 2019. Vado a leggervela. Voi parlate soltanto di un'eterna crescita dell'economia, poiché avete troppa paura di essere impopolari. Ecco, stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, che in questo articolo del 12 dicembre 2019 celebrava la figura di Greta Thunberg, che era stata poco prima proclamata persona più influente dell'anno dall'autorevole rivista Time, queste erano le parole con cui la giovane attivista svedese, a soli 16 anni, in occasione della 24esima conferenza internazionale sul clima che si era tenuta nel 2018 a Katowice in Polonia, accusava ben 190 capi di Stato che partecipavano a quella conferenza di non fare abbastanza per contrastare l'emergenza climatica e incentivare la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Ecco, voi come studiosi, l'uno di storia della scienza, delle tecniche, l'altro di filosofia della scienza e di epistemologia. Come vi ponete di fronte a questa affermazione e anche di fronte all'accusa che viene mossa da Greta, specialmente nei confronti dell'attuale modello, paradigma economico? E come si può andare oltre questa semplice accusa? Chi vuole? Posso iniziare io? Ciao Andrea, ciao Fabio. Io su questi temi rifletto già da tanto tempo. In effetti, quello che ci ha detto Greta in questi ultimi mesi, forse in questi ultimi anni ormai, è un grido di allarme che ha molto senso, ha molto valore, soprattutto per le giovani generazioni, perché sono coloro che stanno ricevendo e vivendo e vedendo i risultati di una storia che ha avuto degli effetti sulla lunga durata, no? Io da storico ragiono sempre in questi termini, cioè cerco di guardare indietro, molto lontano, e non soltanto preoccuparmi dell'allarme che viviamo ora, anche se è molto importante. Cerco di capirne le radici, no? Di vedere dove è nato questo problema. E allora sì, Greta ha ragione, hanno ragione i ragazzi che protestano. E soprattutto perché è importante fermare un processo, ma il processo è lungo, è nato molto tempo fa. La storia delle scienze, delle tecnologie, delle tecniche, no? Che io insegno al primo anno al nostro corso di laurea, ci insegna chiaramente che quando l'uomo ha scelto di affidarsi a una sola risorsa, a un tipo di fonte di energia unico e assoluto, diciamo che ha iniziato un percorso molto pericoloso e che a lungo termine poi i risultati sono stati negativi, si sono mostrati come negativi per la sostenibilità dell'ambiente. Non lo so, basta pensare anche in termini molto lontani nel tempo, cioè l'uso indiscriminato di legno, di legname, di acqua, no? In età già preindustriali, cosa ha portato? Boscamenti, uso di una risorsa acqua che sembrava praticamente infinita, ma che in realtà a un certo punto oggi è diventato un bene preziosissimo, no? E poi è arrivata la rivoluzione industriale e di nuovo si usavano queste risorse, ma si è aggiunto l'uso indiscriminato e assoluto dei combustibili fossili, allora il carbone, con effetti devastanti sull'inquinamento, ma che nell'Ottocento nessuno considerava, no? E ancora all'inizio del Novecento. E oggi noi viviamo questo problema. E poi il Novecento, il secolo che a me piace definire il secolo energivoro per definizione, no?
Andrea, anche tu ne parli spesso di queste problematiche studiando la, l'energia nucleare, no? E io sono limitato a guardare l'uso, ad esempio, storico dei derivati del petrolio, no? Prima ancora del nucleare, è di nuovo la forma di energia assoluta e unica che è stata adottata naturalmente per vari motivi, anche di carattere politico, economico e non solo scientifico-tecnico. Ecco, con i risultati che conosciamo, in tutta questa storia il nucleare è una parte della vicenda, ma non è naturalmente l'energia su cui dobbiamo considerare, diciamo così, i risultati più negativi. Anche se naturalmente ci sono stati degli eventi tremendi, esplosioni, incidenti, e quindi anche l'impatto sull'opinione pubblica è molto forte. Ora, la denuncia è importantissima. Greta, dicevo, ha sbloccato una situazione dal punto di vista della sensibilità delle giovani generazioni e continua con la sua presenza a far capire a chi governa che non si può far finta di nulla, come si è fatto in questi lunghi periodi storici. Io dico però, attenzione, guardiamo quello che è successo prima, perché queste cose non cambiano nel giro di poco tempo, e soprattutto anche le fonti di energia alternative, di cui ora si parla sempre di più, soprattutto in funzione di questa situazione di difficoltà, non possono diventare le uniche fonti di energia. Ecco, bisogna fare attenzione perché l'uomo rovina spesso le soluzioni potenzialmente buone facendole diventare cattive. Allora, se queste energie sono il futuro, bisogna evitare che vengano rovinate dall'azione umana legate magari all'intenzione di speculare, di ottenere profitti e di danneggiare ulteriormente l'ambiente. Quindi, certo, miglioriamo quello che è un problema ormai evidente, blocchiamo un uso eccessivo di energia che fa male all'ambiente, ma nel contempo non dobbiamo essere né troppo ingenui né troppo integralisti, come purtroppo è successo nei fenomeni degli ambientalismi, diciamo, pro nucleare, ambientalismi o anche i fenomeni eccessivamente pro nucleare, pro industriale, no? Perché le speculazioni e anche le lobby, diciamo, hanno devastato l'ambiente anche, o lo hanno iniziato a fare anche con l'uso di queste energie alternative. Penso all'eolico industriale, penso al solare che ha distrutto magari anche parti del nostro territorio per un uso indiscriminato. E tutto perché si vogliono creare grandi concentrazioni e non dare l'energia alle comunità, ai singoli individui, è naturalmente molto più difficile, ma è quello che dicono i ragazzi alla fine, no? Che dice Greta e dicono gli altri, cioè dice governi, interrompete questa attività, ma nel contempo date la possibilità agli individui di agire in modo virtuoso e però di avere dell'energia, diciamo, pulita e utilizzabile in contesti più sostenibili che non le grandi industrie, le grandi concentrazioni che poi vendono l'energia. Perché l'energia elettrica prodotta da un eolico che devasta magari un territorio fa gli stessi danni di un'energia prodotta da un'industria che brucia carbon fossile o torba, eccetera. Esatto. Fabio? Ciao Andrea, ciao. Ciao Fabio. Sì, io direi bisogna andare sicuramente oltre Greta, ma con Greta. Perché dico questo? Perché sicuramente ha il merito fondamentale di aver sollevato a livello globale e anche generazionale una questione imprescindibile che le generazioni precedenti non hanno colto o non hanno avuto la capacità di mettere al centro dell'agenda politica. E allora, dal mio punto di vista, che è quello di un filosofo della scienza e quindi riflette sulle dinamiche interne al cambiamento concettuale scientifico e quindi della conoscenza, sono due gli elementi che emergono con forza. E qui concordo con Ezio, proprio la dimensione storica ci aiuta appunto a capire la complessità anche dei problemi. Ma questi giovani ci aiutano anche a capire un problema che è proprio il mondo attuale. Il mondo attuale, se noi lo raffiguriamo complessivamente in modo globale, ci dice una cosa drammatica, ci dice che l'1% della popolazione mondiale, cioè l'1% dei più ricchi, esercita un controllo planetario. E questo ovviamente entra in conflitto appunto con i quasi 8 miliardi di persone che esistono sulla Terra. Se poi dilatiamo, e quindi dal fatto proprio del conto in banca, della ricchezza, andiamo a guardare invece il rapporto storico, civile, sociale, e ci si impone che abbiamo una parte del mondo, diciamo per semplificare, quello occidentale, che consuma da solo l'85% delle risorse del pianeta e lascia il resto, cioè molto poco,
all'intero pianeta. E infatti noi vediamo, se guardiamo il pianeta nel rapporto così della polarità tra nord e sud, vediamo un nord ricco che sfrutta molte risorse e il sud che deve vivere con quel che avanza e molto spesso sopravvive. E questo ci porta a un altro problema che i giovani sentono, e secondo me con giustamente, cioè, e lo dice proprio la riflessione sulla tragica pandemia che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno. Ormai siamo di fronte a problemi che sono globali. E rispetto a questi problemi globali, gli stati tradizionali sono in una situazione paradossale, perché da un lato sono troppo grossi per risolvere una serie di questioni locali, piccole, non hanno la sensibilità, e dall'altro lato sono troppo piccoli per poter risolvere i problemi a livello globale. E questo è un problema proprio di democrazia, direi, perché ormai siamo in una fase storica in cui certi problemi, quelli ecologici in particolare, o li affronti da un punto di vista globale, mondiale, o non li affronti. E d'altra parte, cosa manca? Manca proprio la capacità di affrontarli globalmente. Noi europei lo vediamo con grande forza questo elemento, perché siamo un'area del mondo dove 600 milioni di persone vivono, hanno un'economia molto forte, ma politicamente l'Europa non ha un ruolo a livello internazionale, non esiste. Per dirla in una battuta, mentre gli Stati Uniti hanno fatto gli Stati Uniti d'America, noi gli Stati Uniti d'Europa non li abbiamo ancora fatti. Ci sono tanti staterellini piccolini, ognuno dei quali segue un po' il suo, tra virgolette, egoismo sociale. Ecco, la Thunberg insieme a tutti i giovani ci dicono che questo modello non può essere portato avanti. Dobbiamo cambiare proprio la comprensione della democrazia a livello planetario. Questo è il primo tema. Il secondo tema è invece proprio culturale. Noi veniamo da tradizioni culturali, anche nella riflessione su cosa sia la natura della conoscenza umana, che sostanzialmente ha rimosso una componente fondamentale. E questa componente fondamentale è una valutazione della naturalità, della dimensione naturale. Per fare un esempio che è a tutti noto, soprattutto agli studenti, pensate alle operette morali di Leopardi. Quando Leopardi immagina il dialogo tra la luna e la natura, e che scenario ci propone? Uno scenario dove diventa centrale l'esistenza fisica della realtà indipendentemente dall'uomo. E questo è quello che sta alla base anche della teoria dell'evoluzionismo di Darwin, no? Il quale scopre che esiste una storicità della natura, addirittura proprio la natura, che è indipendente dalla presenza di quella specie particolare che esiste da qualche secondo in tempo geologico sulla Terra. Però questo pochi secondi da quando esiste l'umanità ha già messo in crisi alcuni rapporti che per milioni d'anni erano andati avanti a tutelare la vita. Quindi c'è anche questo problema, bisogna cambiare un po' la cultura, soprattutto rimettere al centro della cultura la valutazione della dimensione della natura. La natura non è stata assunta. In questo senso c'è un appello che penso per i giovani sia molto chiaro. Se pensiamo al Cantico delle Creature di San Francesco, siamo nel 1200, e anche lì c'è per la prima volta un vedere la positività della natura che non è vista solo negativamente. È chiaro che San Francesco la vede positivamente in quanto opera di Dio e quindi non può che essere buona. Ma lì sta nascendo una nuova sensibilità, cioè di assumere il problema della natura e sentire noi uomini come un elemento di un patrimonio comune. Anche noi facciamo parte della natura e quindi bisogna trovare un rapporto più armonico con la natura. Non certo per tornare a una situazione premoderna, ma per cercare di sviluppare una nuova cultura all'altezza dei nostri problemi, che sono questi problemi. In questo senso dobbiamo camminare con Greta, perché dobbiamo riuscire a costruire anche tra le generazioni una nuova cultura che sappia rispettare la natura stessa. La natura non è una cosa da utilizzare. In questo senso il riferimento che ha fatto prima Ezio è verissimo. Se noi apriamo gli autori, anche classici dell'Ottocento, vediamo che non hanno sensibilità culturale per i limiti ambientali. E invece il problema... Guardate, anche il gesto che fece Trump quando incontrò in un incontro internazionale Greta e non la salutò, ecco, quello è frutto di una vecchia cultura, nel senso che dobbiamo metterci intorno al tavolo, confrontarci, dialogare, e non c'è
un non riconoscimento dell'altro, perché siamo tutti imbarcati sullo stesso pianeta che è la nostra navicella spaziale, e quindi o tuteliamo la vita in modo intelligente o creiamo le premesse, come ci dice il dramma di Hiroshima e Nagasaki, dove la vita continuerà ma non ci sarà l'uomo, perché voi sapete che quando hanno esploso queste due bombe a Nagasaki e Hiroshima, gli insetti hanno continuato a vivere benissimo, come se non fosse scoppiata nessuna bomba. E addirittura i vegetali, il ginkgo biloba, se andate, vi fanno vedere un ginkgo biloba che ha continuato a vegetare. Ecco, credo che avete detto entrambi due cose molto interessanti che condivido pienamente, e avete toccato, secondo me, proprio quello che è il punto centrale della questione ambientale. Quando parliamo di emergenza ambientale, quando parliamo di emergenza climatica, non stiamo solo ed esclusivamente parlando di una questione tecnico-scientifica che si può risolvere solo ed esclusivamente attraverso la conoscenza dei tecnici. Certamente la conoscenza dei tecnici è fondamentale, è di rilievo, perché i tecnici ci offrono anche le soluzioni per poter affrontare le emergenze ambientali e nello specifico l'emergenza climatica, ma entrambi avete, secondo me, colto un punto centrale, che è necessaria una vera e propria rivoluzione, o quantomeno un cambiamento, una trasformazione significativa dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista del paradigma economico, del nostro modo di ripensare l'economia, le nostre attività produttive. Ecco, proprio nel momento in cui voi parlavate, sia Ezio quando affermava a proposito dei nostri sistemi che sono divenuti nel corso del Novecento sempre più energivori, sia Fabio nel momento in cui rifletteva circa la necessità di recuperare la nostra dimensione naturale, in un certo senso, la nostra naturalità, a me veniva in mente proprio uno studio pubblicato di recente sull'autorevole rivista scientifica Nature, quindi possiamo definirlo uno studio attendibile, secondo il quale, ed è un dato secondo me veramente allarmante e preoccupante, il 2020 è stato l'anno in cui la massa antropogenica, che cosa si intende per massa antropogenica? Intendiamo l'insieme delle strutture, delle infrastrutture, degli oggetti, delle cose fabbricate in cemento, calcestruzzo, mattoni, plastica, metalli, asfalto, ha superato letteralmente la biomassa, cioè il peso delle piante, degli animali, dei funghi e di tutti i microrganismi che vivono sulla Terra. Quindi, semplificando all'osso, la Terra su cui stiamo vivendo ora è ormai più un prodotto, una costruzione artificiale che naturale, in un certo senso, no? E in media, si citava quest'ultimo dato che secondo me è molto significativo, nell'ultimo quinquennio gli esseri umani hanno prodotto 30 miliardi di tonnellate di cose all'anno. Ecco, l'idea ormai che stiamo vivendo in una nuova era geologica dominata dalla specie umana, no? Adesso è un'idea che sta prendendo molto piede, quella secondo cui stiamo vivendo nell'antropocene, sembra ormai incontrare i favori da parte di una consistente, insomma, del non solo del pubblico dei non esperti, ma anche della comunità scientifica, no? E secondo me proprio questi dati in relazione a quello che voi avete detto ci deve indurre a ripensare sia il nostro sistema economico, da una parte, il nostro sistema di produrre beni, beni di consumo, beni di utilizzo, sia anche i nostri sistemi sociosanitari, il nostro stesso modo di organizzare la società. Fabio, secondo me, ha toccato un altro punto che è molto importante, quello relativo alla mancanza di un'azione congiunta da parte specialmente dei governi europei, degli stati europei. È un aspetto, secondo me, importante, che è previsto dall'agenda 2030
e che rientra tra l'altro tra gli obiettivi, gli 8 obiettivi principali del millennio, c'è cioè proprio la volontà di promuovere la nascita anche di un Parlamento globale, di un Parlamento mondiale, il cui fine sia anche quello di affrontare tutte quelle emergenze globali, mondiali, che l'umanità oggi, come oggi, si trova a dover affrontare. Ecco, voi che cosa ne pensate? Vi ricordate la scena del film Il Laureato, quando al giovane Dustin Hoffman, appena laureato, il classico amico di famiglia dice: ti dico solo una parola, il futuro è la plastica. Ma ve lo ricordate? Questa è una scena nella quale appunto si rappresenta una mentalità, e la mentalità è proprio quella di cui parla Andrea, cioè il cambiamento deve essere nella testa e nei comportamenti. Allora era assolutamente normale, anzi era un consiglio da dare ai giovani, quello di lavorare in un mondo nuovo che avrebbe dato all'umanità un futuro straordinario, la plastica. Oggi questo termine è visto come il peggior veleno, perché quello che dice Andrea quando parla di biomassa e di rapporto cambiato in modo molto molto grave tra ciò che produce l'uomo e ciò che invece produce la natura, no? Fa capire che la plastica ha inquinato, ma soprattutto ha preso degli spazi che l'uomo in qualche modo gli ha affidato, distribuendola in modo indiscriminato dopo averla usata e consumata in giro per il pianeta. Ecco, a proposito di mentalità e di comportamenti, quando i giovani con Greta ci dicono dovete cambiare il comportamento per gestire le energie, io penso al nostro rapporto più in generale anche con le tecnologie. E non solo con la natura, come diceva Fabio, che è importantissimo, cioè ci vuole un nuovo modo di vedere il nostro rapporto con la natura, in questo ci aiutano certamente alcune letture, alcune tradizioni culturali, filosofiche che abbiamo, letterarie, ma io penso proprio a un cambiamento di mentalità nel nostro rapporto con le tecnologie. Non pensiamo che questa plastica è soltanto dovuta al fatto che noi consumiamo bottiglie, dell'acqua in bottiglia che poi appunto scartiamo rapidamente. Pensiamo al consumo indiscriminato di qualsiasi oggetto e ahimè anche dei nostri amatissimi oggetti e dispositivi tecnologici che cambiamo senza renderci conto con una velocità eccessiva, di cui ci sarebbe da domandarsi il motivo. Il motivo è quello di arricchire naturalmente chi produce questi oggetti e ci convince che è necessario cambiarlo molto rapidamente, anche perché non si possono più riparare. E allora di cosa stiamo parlando? Dell'utilizzo di oggetti che durano molto poco, che non ripariamo, che ci viene chiesto di rinnovare continuamente e noi lo facciamo, ma che poi scartiamo. E ciò che scartiamo viene solo in parte riciclato. Materie plastiche, materie metalliche e così via. Quindi anche i ragazzi devono capire questo. Cioè siamo tutti, io vorrei vedere una piazza in cui non ci sono poi alla fine, scusate la provocazione, persone che hanno tutti l'ultimo modello di smartphone o di altri device, perché volendo potresti anche averne uno un po' più vecchio e con questo comportamento dire lo faccio durare un po' di più, consumiamo un po' di meno. Questo non riguarda soltanto naturalmente lo scarto che noi facciamo degli alimenti, pure vanno, no, e degli oggetti. Per cui è proprio il nostro rapporto con la rapidità con cui la tecnologia ci impone di usare materiali e di scartarli. Io sono d'accordo, perché però sottolineerei che questo è proprio un sistema economico, nel senso, pensate solo alla pubblicità di questi giorni, no? Si invitano tutti i cittadini italiani a dotarsi di speed, però per dotarsi di speed bisogna avere uno smartphone, perché se non hai lo smartphone non puoi scaricare l'app dello speed della posta. E allora ecco, non è solo un fatto, è sicuramente anche un fatto di scelte individuali, ma c'è anche una pressione culturale complessiva, e questa pressione culturale complessiva deriva da un sistema economico, l'avete detto molto bene, che è appunto basato sul profitto, perché quello che per cambiare spesso computer eccetera nasce da quello che in genere si chiama il consumismo. E il consumismo sicuramente deve essere combattuto dai singoli, ma anche un sistema che ci opprime. Io tengo dei computer che hanno ormai 20 anni, ma se ne parlo con un informatico mi dice che compio un peccato mortale. Ecco, io tornerei su questo aspetto che ha sollevato Andrea, perché c'è anche il problema delle tecnologie, non solo delle tecnologie, ma del sapere tecnico. Ecco, mi sembra che lì ha toccato un punto importante, perché in genere il tecnico naturalmente è apprezzato in quanto tecnico, ma
chiediamoci anche quali sono i limiti del tecnico. Il limite del tecnico è in genere, e questo è un argomento vecchio che ci riporta addirittura agli albori della nostra tradizione occidentale, è colui il quale non conosce i limiti del suo sapere. E invece noi abbiamo bisogno proprio di persone che siano consapevoli in positivo di quello che possono dominare, ma anche dei limiti di del loro sapere. E infatti anche il nostro corso di laurea è nato da questa sfida di mettere insieme diverse competenze disciplinari, facendo sì che ogni competenza non sia solo di fianco all'altra così scambiandosi ore e argomento, no, ma trovando il modo di una competenza che penetra, entra dentro nella competenza dell'altro, e questo è veramente costruire una cultura transdisciplinare nuova. E il mondo ha bisogno di questo, perché quel problema a livello globale, appunto il Parlamento mondiale cui prima si è fatto cenno, richiede anche una capacità di incrociare, di mettere in sintonia diverse competenze. E questo è difficile perché infatti è difficile trovare, non so, nel panorama universitario italiano, un altro corso come il nostro che abbia discipline così diverse che dialogano, che cercano di dialogare. E allora questo... E naturalmente è un andare verso il futuro che è programmatico, ma abbiamo anche dei problemi, perché il modo tradizionale di pensare è quello di dividersi per discipline. Quindi io mi occupo di A, tu ti occupi di B, ognuno è tecnico. Certo che ci vuole la competenza tecnica, ma il problema è che la cultura ignora queste differenze perché è trasversale. E allora costruire un dialogo, ecco, per il futuro, una nuova cultura, richiede anche lo sfondamento di queste chiusure disciplinari. E in questo senso il nostro corso, questo lo dico perché se uno ci ascolta, deve capire che nasce anche da una sfida che ci ha coinvolto anche personalmente. Ognuno di noi ha costruito questo corso e partecipa con questo gusto di mettersi in discussione e dialogare anche con gli altri, cosa che posso assicurarvi non è sempre scontata anche nelle università più blasonate. E quindi siamo un piccolo corso, però si costruisce in questo spirito di gruppo, di confronto, di dialogo, di revisione dei saperi disciplinari, sapendo quali sono i limiti delle proprie competenze, perché è fondamentale, lo diceva già Socrate, no? Io so solo di non sapere nulla, e questa è la forza che mi porta avanti. Allora, questo corso è appropriato per l'antropocene, Andrea? Ma direi di sì, secondo me sì, proprio perché l'antropocene, se si accetta questa definizione, ripeto, sembra ormai che questa definizione riesca a cogliere maggiormente il consenso anche di una parte sempre più estesa della comunità scientifica, e non solo degli addetti al mondo dei mezzi di comunicazione di massa, che magari trovano in questa definizione un neologismo dal forte impatto, dal forte appeal mediatico. Però accettando questa definizione, che è senza dubbio una definizione trasversale, interdisciplinare, no? Certamente le problematiche, le emergenze che ci troviamo ad affrontare nel corso del XXI secolo, che ci troviamo ad affrontare nell'età dell'antropocene, definiamola così, sono sempre più competenze di carattere trasversale. E io sono d'accordo con quello che dice Fabio, perché insomma, le competenze tecniche non sono sufficienti, e secondo me non sono sufficienti, e ci rendiamo conto che non sono sufficienti anche se andiamo proprio a prendere in considerazione la storia delle tecnologie, la storia della tecnica, e in modo particolare la storia di alcune tecnologie che hanno punteggiato il XX secolo, il Novecento. Io appunto penso alla tecnologia nucleare, che è un po' una tematica nei confronti della quale mi sento anche un po' un esperto, no? Perché la tecnologia nucleare è stata propagandata in tutto e per tutto come una tecnologia in grado di produrre una grande quantità di energia, e di energia elettrica, ovviamente. È stata presentata come una tecnologia pulita, è stata presentata come una tecnologia sicura, specialmente negli anni 60, in quel periodo storico durante il quale era propagandato l'atomo per la pace, no? Vi ricorderete entrambi. Ecco, che cosa ci insegna la storia, soprattutto nel momento in cui ci concentriamo sugli intervalli di lungo periodo?
ci insegna che guardare all'immediato, a quelle che sono le esigenze immediate, come fa spesso e volentieri il tecnico, perché il tecnico si concentra spesso e volentieri sul problema immediato. Devo risolvere questo problema e devo trovare una via per risolvere questo problema immediato. Ecco, non è più sufficiente. È fondamentale, perché la conoscenza dei tecnici è fondamentale, ma non è più sufficiente. E quindi è necessario guardare in una prospettiva più di lungo periodo, e questa prospettiva di lungo periodo è essenziale nel momento in cui ragioniamo sull'utilità o meno di alcune tecnologie. L'esempio può essere quello dell'energia nucleare, ma vi sono molti altri esempi che possono essere tratti dalla storia della scienza, dalla storia della tecnologia. E per guardare in una prospettiva di lungo periodo, di ampio respiro, credo che sia necessaria proprio anche la competenza degli umanisti. Quindi è necessario recuperare un connubio, un legame tra la conoscenza dei tecnici e la conoscenza degli umanisti, come stiamo cercando di fare per l'appunto in questo corso di laurea, credo. E quindi per capire lo scenario che ci aspetta per la gestione dell'ambiente, dobbiamo comunque pensare a diversificare le nostre conoscenze e anche però le nostre fonti di energia. Assolutamente sì, sono più che d'accordo. Essere consapevoli che, non voglio parlare solo dell'energia nucleare, ma anche l'energia fotovoltaica, che è indubbiamente utile, però tappezzare campi e campi e campi di pannelli fotovoltaici non è utile, perché ritorniamo in quella logica consumista del profitto, che invece di risolvere l'emergenza ambientale, la problematica ambientale, dal mio punto di vista l'ha amplificata. L'esempio che tu citavi in precedenza, Ezio, dei parchi eolici è un altro esempio molto calzante. Indubbiamente l'energia eolica è fondamentale, perché è un'energia rinnovabile, è un'energia che può contribuire a soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Però la logica di utilizzare l'energia eolica con una semplice strategia del profitto non funziona. Non funziona nel mondo in cui ci troviamo a vivere oggi, ecco. Io direi che proprio il profitto non funziona, nel senso che questo dominio del profitto a livello globale sta portando il pianeta al limite della catastrofe. E quindi è importante sicuramente la competenza tecnica, ma ci vuole anche una cultura che permette di capire i limiti di questa competenza. A me fa paura il tecnico che non ha cultura, cioè il tecnico che ha solo tecnicità. Perché questo tecnico non vede neanche la cultura che è presente nell'artefatto tecnico che manipola, e quindi ne fa un individuo unilaterale. Invece noi abbiamo bisogno di un individuo multilaterale, e quindi anche una contaminazione del sapere. Giustissimo, non vede i rischi culturali questo tecnico che manipola solo in modo specialistico la sua conoscenza, no? Tante volte noi, come dire, critichiamo un approccio così tecnicista nelle piccole azioni che facciamo, nell'uso dei nostri dispositivi, eccetera, ma se lo estendiamo a un uso più ampio di una strategia per il pianeta, ci troviamo di fronte a dei rischi enormi, no? di arrivare a un risultato estremamente, estremamente difficile, poi anche da riconvertire, da cambiare, no? Perché le scelte energetiche, poi, come mi pare di aver molto studiando nella storia, sono scelte che poi hanno una lunga durata, appunto, no? E ricadono col tempo, anche inizialmente non ci rendiamo conto delle difficoltà, dei problemi che possono aver creato. Io vi ringrazio quindi per le vostre considerazioni. Credo che sia stato un dibattito molto efficace, anche molto vivace, e credo che dalle vostre considerazioni emerga comunque la necessità, e da questo punto di vista siamo in piena sintonia con Greta Thunberg, ma appunto l'obiettivo è proprio quello di andare oltre Greta Thunberg, oltre i movimenti di contestazione, che sono pur sempre importanti e che danno sempre un importante contributo al dibattito pubblico. Però è necessario andare oltre, proprio ripensando e attraverso un
un significativo ripensamento della nostra economia e anche dei sistemi di produzione sanitari, il nostro ripensamento, un ripensamento radicale anche della nostra cultura, del nostro modo di vivere nel XXI secolo. Vi ringrazio e grazie, a presto. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao.